C'era il gallo, perché appunto Pietro, Gesù disse a Pietro: tu mi tradirai tre volte prima che canti il gallo. E poi ci sono i 30 denari che poi... sono i 30 denari che fu la paga che il Sinedrio, i Romani, diedero a Giuda per comprare il suo tradimento. E poi dopo... c'è il cappio. C'è il cappio perché è conseguente all'azione di Giuda, perché Giuda, dopo aver tradito, si pentì e si impiccò. Poi dopo invece le insegne romane, le insegne sono quelle che usarono il pretorio, cioè i soldati romani, per accompagnare Cristo al Golgota. Golgota significa cranio, era un luogo preposto per le crocifissioni. Le crocifissioni si chiamavano, erano un tipo di tortura, di una morte con tortura, ed era di origine greca. Poi abbiamo la colonna e il flagello. Perché? Perché Gesù nel processo fu legato ad una colonna e fu colpito con il flagello, che era il flagello, era una fune con dei nodi per colpire, e non solo, ma lacerare la pelle del condannato. Poi abbiamo la corona di spine, la canna e il manto rosso. La corona di spine, perché quando Gesù disse che era re dei giudei, naturalmente fu per scherno incoronato con una corona fatta da un tralcio di rovo, che era in un roveto vicino, fu arrotolata, fatta a mo' di corona, e quindi messa in testa alla... E come pure gli fu dato lo scettro come re dei giudei. E poi portiamo in processione anche la scritta in cinque lingue: in ebraico, in aramaico, in latino, in greco. Ecce homo, cioè questo è l'uomo, ed è praticamente la stessa versione del titulus, cioè questa striscia poi di legno sulla quale, o di legno o di pergamena, non siamo certi, che venne poi invece inchiodata sulla croce, perché ogni, secondo la legislazione romana, ogni condannato doveva avere il suo titulus, cioè la provenienza. In questo caso, per scherno, per deriderlo, misero sulla croce di Cristo Rex Iudeorum, quindi Henry. Poi abbiamo la brocca e la tovaglia. La tovaglia quando Pilato si lavò le mani. Questo già l'abbiamo detto, perché c'è la bacilla e la tovaglia, sì. Era la lavanda, sì, dei piedi, sì, che fece Gesù prima dell'ultima, sì, cena. La poi brocca dopo, e la tovaglia è questa qua, poi che è di Pilato. Poi Pilato. Abbiamo la Veronica. Poi abbiamo la Veronica. La Veronica è una specie di sudario che posero sulla faccia di Cristo e si riprodussero le sue sembianze. Poi abbiamo il martello e i chiodi. Il martello e i chiodi che servirono ai soldati romani per inchiodarlo alla croce, e naturalmente poi c'è anche l'aceto che servì per rincuorare. Noi in una diciamo strofa del Miserere diciamo che c'era una, come dire, una unzione di aceto e issopo, che era una pianta aromatica del posto. Poi abbiamo i dadi, la spugna, i dadi, e la perché bianca. Perché dopo la crocifissione il corpo era dei carnefici, e quindi si disputarono con i dadi a chi dovesse toccare il mantello, che era di lana. Comandante, dopo aver illustrato tutti i simboli della passione, come mai ci sono i cori del Miserere, i cori degli inni in queste processioni? Dunque, i cori del Miserere sono stati una
una specie di, come dire, di aggiunta successiva. A fine 800 furono aggiunti questi cori del miserere. In effetti, che cos'è il coro del miserere? Noi sappiamo che Davide ebbe una vita tormentata, ma soprattutto compì dei delitti. Questi si rifecero ad una vita pure anche sentimentale di Davide. Lui aveva 20 mogli nella sua reggia, però gli piacque sedurre, oppure fu sedotto da Bezzabea, la quale Bezzabea era sposata con un suo funzionario. Bene, mandò il funzionario in guerra e per farlo morire e quindi appropriarsi della moglie, perché in questo modo la Bezzabea non sarebbe stata poi lapidata come bigama, come... E allora si pentì, scrisse i suoi 150, i salmi sono 150, quelli che noi cantiamo è quello del miserere, che è il salmo 50, in cui Davide sembra esaltare con più forza il suo pentimento. Per esempio dice a un certo punto: Asperges me, si rivolge a Dio e dice: Asperges me i sopo et montabor, lavabis me super nivem, lavabit me super nivem de amabor. Che significa? Significa, si rivolge al Signore e dice: aspergimi con l'issopo ed io sarò mondo, sarò purificato. L'issopo era una pianta che si usava presso gli ebrei per essere purificati dai peccati. Per cui lui chiede a Dio: aspergimi, e poi dice: lavabit me, lavami ed io sarò più bianco della neve del Neababor. Neababor è il monte Ermon, che sa, il Libano, in quella pianura desertica della Galilea e della Palestina, soprattutto intorno a Gerusalemme c'è deserto, ma era un modo di dire, cioè queste delle parti del deserto in lontananza vedevano le cime nevose del monte Ermon, che è in Libano, come ho detto, e quindi era l'unica parte dove c'era la neve in questi luoghi quasi subtropicali. Quindi è un pentimento, e che in pratica sull'altra linea, quella dei peccatori attuali, quelle dei comuni frequentatori di queste arciconfraternite e partecipanti a questi riti e processioni, sicuramente c'è qualche perdono da chiedere al Signore, e quindi si sono riferiti al perdono di Davide per implorare il proprio perdono durante una notte comunque di perdono, di richiesta di perdono. Infine, comandante, le confraternite in tutta la penisola sono molte, da Vicenza a Massalobrenze, sì, a Seano, sì. In poche battute possiamo citare i loro nomi? Per esempio, partendo da Vicenza, c'è sta la congregazione dell'Assunta. A Seano c'è la Morte e Orazione, una nostra omonima. Invece ad Arola ci sta l'Ave Grazia Plena, che ha partecipato domenica scorsa, fra l'altro, anche all'escursione, al pellegrinaggio a Casanocillo, ad Arola. A Meta ci sta la prima, più antica, è quella della Immacolata, e poi dopo ci sta il Santissimo Crocifisso. Poi dopo a Piano di Sorrento ci stanno invece quattro congregazioni, abbiamo detto, io con i pellegrini e convalescenti. Poi dopo segue la Purificazione di Maria in ordine di data e di fondazione. Poi dopo ci sta la Santissima Annunziata, e poi dopo ci sta la Orazione Morte, che è questa in cui noi siamo adesso. Noi siamo nell'oratorio della Piano. Negli anni scorsi, sì, è stata anche trovata un'altra confraternita, quella di Luigini, risalente al 1810. Sì, questa è una confraternita
di preghiera ed è stata fondata da un sacerdote, il rettore della cappellania di San Nicola, ed è una come dire, confraternita di preghiera e non di celebrazione dei riti pasquali. Andiamo avanti a San Daniele. A San Daniele invece ci sono tre confraternite. Quella più antica è il Monte dei Morti di San Prisco e Agnello. Poi dopo ci sta quella lì del Santissimo Sacramento ed in ultimo quella dei Giuseppini, che è stata fondata 120 anni fa circa, 125 anni fa, perché abbiamo celebrato domenica scorsa il 125esimo anniversario della fondazione. Mentre Sorrento invece ha alcune confraternite, ma si sono poi fuse. In principio c'era quella di San Catello, adesso si sono fuse, è diventata una sola grande confraternita bianca, ed è quella di Santa Monica, che organizza la processione del Giovedì Santo e dell'alba del venerdì, e poi dopo quella del Cristo Morto la organizzano i Servi di Maria, che sono le più celebre. Mentre Massa Lubrense, intanto ce ne sta un'altra della Santa Maria delle Grazie, che sta a Trasaella, che non è attiva. Poi ce ne sta un'altra al Capo di Sorrento, e poi dopo ci sta a Massa Lubrense una nostra consociata, una nostra, come dire, parallela omonima, che sono Morte e Orazione. Poi se un'altra congrega ci sta pure a San Filippo Neri, che sta a Torca, nella frazione di Torca. Anche Positano ha la sua confratellima. Anche Positano ha la sua confratellima, ho parlato da poco con alcuni esponenti, diciamo che è inattiva, però è ancora valido il decreto re. Il decreto poi dopo è stato rifatto dopo il concilio Vaticano II, è ancora attiva, come dire, sulla carta, è ancora ma fanno delle piccole processioni soltanto per rimanere nei limiti della cancellazione, e anche quella è intitolata alla Morte e Orazione, perché antico tempo fu affiliata anch'essa alla Morte e Orazione di Roma. Bene, comandante, siete stato esaustivo e noi vi ringraziamo per questa, perché ci avete parlato di queste, di come sono dalla fondazione sino ad oggi. Io però vi volevo parlare del futuro di queste congreghe. Sì. Hanno futuro? La vostra domanda potrebbe essere una vostra domanda. Diciamo, io dico di sì. È una nostra domanda, perché, ma è anche un qualcosa che molti vogliono sapere. Sì, perché sembrerebbe che la fede cristiana abbia cambiato direzione, sembrerebbe che la processione è diventata una esposizione o un protagonismo, ma basta partecipare alla processione notturna, ascoltare il miserere nel plenilunio, pensare alle proprie cose lontane, ai propri lutti, alle proprie sofferenze. Questa è una, come dire, è un ritorno alle nostre origini interne, è come aprire una porticina nel nostro cuore, ed è un'opportunità che ci si dà a ciascuno di noi di andare nel sacro, di andare nell'intimo, di andare in quei momenti difficili della nostra esistenza, che saranno pochi durante tutto l'anno, ma che sono comunque ricorrenti in ciascuno di noi. Ognuno c'ha un lutto, ognuno c'ha un familiare da piangere, ognuno c'ha una malattia, ognuno c'ha un momento triste di depressione da dover ricordare in questi cortei pasquali.